Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Easy Harp. Allora, continuando il nostro viaggio tra i maestri dell'armonica, siamo oramai più vicini ai giorni nostri. Oggi riscopriamo un armonicista super talentuoso e sto parlando di Gary Primich. Gary Primich, il consiglio è sempre quello di poi andare a riscoprire i suoi dischi. Purtroppo molti di questi maestri ci hanno lasciato anche presto. Comunque, fortunatamente le loro registrazioni sono ancora disponibili e quindi andate ad ascoltare i dischi di Gary Primich perché assolutamente riconoscibile nel suo stile, molto originale. Anche lui ha ereditato tutti gli insegnamenti dei precedenti maestri e quindi spesso riscoprite un brano suonato alla Sonny Boy Williamson II, alla Big Walter Horton, ma ognuno di questi grandi nomi, e Gary Primich è uno di questi, lo riconosci per il suo stile anche personale. Adesso ascoltiamo, purtroppo tra l'altro di questi personaggi c'è poca documentazione video, quindi sono andato a riscoprire un video dove ho ritagliato un estratto di un live e questo è proprio l'inizio del concerto. Così iniziava uno dei suoi concerti, un brano strumentale in tonalità di Sol suonato con un'armonica in Do in seconda posizione. Adesso ce lo ascoltiamo tutto perché sentite cosa ci fa Gary Primich. Pensa al concerto. Tematico, primo chorus tematico. Struttura. Improvvisazione. Mi fermo un secondo, ho detto improvvisazione, però qua è un'improvvisazione assolutamente preparata. Adesso, se Gary Primich, così come tanti altri, spesso usa suonare lo stesso brano nei vari concerti, in tour, magari per più anni, ok? Quindi l'improvvisazione si delinea, quindi sentite, le frasi sono super nette, precise, riconoscibili e quindi è una sorta di improvvisazione e composizione già pronta. Quindi il tema è chiaro, lo riprenderà alla fine. L'improvvisazione è un po' più libera sicuramente, ma le frasi sono talmente precise che sicuramente saranno oramai parte del suo vocabolario, ok? Questo è un passaggio fantastico, cioè anche ricorrente, cioè sentite i cromatismi, ok? I cromatismi. Torniamo un pelino indietro, godiamoci sto passaggio, cioè qua si sente lo stile, torniamo un pelino indietro. Senso
del ritmo pazzesco. Ok, guarda che faccione, era grosso, Gary Privich. Si sente in modo decente, di Gary Privich. Dentro c'è il bassman, se non erro, dentro per armonica, sono amplificato, Thunder Bassman, molto potente. Gary Privich. Allora, ripeto, purtroppo non si trovano tanti video. Se cercate sul tubo trovate qualche video, ma tutti un po' tanto amatoriali, con un audio quasi indecente. E fortunatamente ho trovato qualche spezzone di video. Questo era, in realtà era un pezzo di un concerto, e questo era proprio l'inizio del concerto. Pezzo strumentale dove Gary Privich ci fa sentire, insomma, il suo modo di suonare l'armonica, e se ascoltate attentamente, insomma, le sue frasi sono un pozzo da cui attingere. Ma andate veramente, se non conoscete Gary Privich, io vi propongo degli armonicisti, alcuni di quali magari non sono famosissimi tra i tanti, però Gary Privich, se vi appassionate di armonica blues, Chicago blues e tutte le varie sfumature stilistiche, West Coast, Texas, eccetera, Gary Privich a un certo punto lo incontrate e ve ne innamorate, perché i suoi dischi sono fantastici. Le sue versioni anche di vecchi standard, di Sonny Boy, sono assolutamente originali, quindi non è una cover, è prendere un pezzo e renderlo più moderno. È anche molto divertente studiare alcuni dei suoi brani originali, perché sono tematici e quindi si impara a suonare con l'armonica un tema che rende riconoscibile un brano, e poi chiaramente ogni volta che si studia un brano di un armonicista bravo si imparano dei segreti. Quindi magari subito non si accorge che sta suonando in terza posizione, in una posizione particolare, e dice: aspetta un attimo, come si può fare? E poi tutto il vocabolario linguistico della sua armonica è assolutamente... Andate a scoprire. I suoi pezzi sono molto divertenti, in ogni disco trovate... cioè, passate un bel tempo ad ascoltare buona musica. Andate, se non lo conoscete già, a scoprire Gary Privich. Bene, questo era il video di oggi, spero che ti sia piaciuto, che ti sia utile. Se così è stato, magari lascia il tuo like. Se non sei già iscritto al canale, iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video. E puoi seguire Easy Harp anche su Facebook, Instagram, iscriviti al canale Telegram. Vai a curiosare su Easy Harp Store, dove trovi tantissime magliette, cappellini, felpe, accessori vari, tutto a tema armonica, design originali realizzati dal sottoscritto. E soprattutto, se non l'hai già fatto, ti invito a visitare Easy Harp 2.0, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyharp.it, dove trovi un percorso didattico completo dalla A alla Z,
passo passo per scoprire tutti i segreti del fantastico mondo dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con Easy Harp. Take it easy, take it easy Harp. Ciao, saluto a tutti!